Ci siamo tutti, perfetto, direi che possiamo cominciare e dare il via alla terza puntata di questa serie webinar che è Business in Orbita. Questo appuntamento, tra l'altro, interrompo anche la condivisione, eccoci qui. Possiamo dare il via a questa terza ed ultima puntata della serie webinar Business in Orbita, tra l'altro una puntata molto molto importante e molto molto interessante perché abbiamo degli ospiti veramente eccezionali. Quindi io voglio già dare il benvenuto a Massimo Zotti, Head of Government and SBU, Security SBU di Planet Tech Italia. Ciao Massimo, benvenuto. Ciao Gloria, grazie per aver organizzato questo webinar. Grazie a te per esserti unito a noi. E a Riccardo Fallacara, vincitore dell'Hackathon Copernicus edizione 2019 e co-founder della startup Weather, e a Beatrice Procoli, vincitrice dell'edizione del Copernicus Hackathon 2020 e co-founder della startup Satisfarm. Quindi abbiamo già due vincitori che hanno creato qualcosa di veramente molto importante dopo il Copernicus Hackathon. E siamo qui proprio per parlare di questo, ok? Vogliamo parlare proprio di quali sono le opportunità che derivano dalla partecipazione all'Hackathon Copernicus. Quindi, senza ulteriori indugi, io lascerei ai nostri ospiti la parola e buon ascolto a tutti quanti. Grazie Gloria. Io sono molto contento di essere qui oggi con Riccardo e con Beatrice perché insomma, la loro partecipazione alle due edizioni precedenti dell'Hackathon è stata molto importante dal punto di vista dell'impegno che ci hanno messo, ma anche della qualità delle idee che sono venute fuori. L'Hackathon Copernicus, che è organizzato da Sprint con il supporto ovviamente di Planetech e di tanti altri partner che ci aiutano a mettere in piedi questa piccola macchina da guerra, ha una caratteristica che lo contraddistingue da tanti altri hackathon, eventi che vediamo comunque proliferare per fortuna, perché sono eventi che stimolano la nascita di idee innovative, che spesso però sono molto spostate sulla creazione di soluzioni innovative dal punto di vista tecnico e che a volte peccano proprio del supporto che invece è necessario alla messa in piedi di modelli di business che siano sostenibili e che realisticamente possano trasformare queste idee innovative che nascono durante gli hackathon in idee che concretamente possono essere messe sul mercato e dare opportunità a startup come quelle che invece oggi sono ospiti di questo webinar, che abbiamo voluto chiamare Business in Orbita proprio perché vuole raccontare quali sono le opportunità che nascono nel settore dello spazio e in particolare dell'osservazione della Terra per chi ha voglia di cimentarsi con la creazione di idee innovative. Allora, io partirei facendo raccontare a Riccardo e poi a Beatrice, in ordine, diciamo così, cronologico di successo, quali sono le idee che sono venute fuori dalle due diverse edizioni dell'Hackathon a cui loro hanno partecipato. Così partiamo dal racconto di delle soluzioni che sono nate, di come si sono trasformate, poi lo sentiremo dalla stessa voce di Riccardo e di Beatrice, per arrivare poi a raccontare un po' quelle che possono essere le opportunità legate all'Hackathon di quest'anno. Riccardo, se ti va, potresti raccontarci da Sì. cosa Sì, siete partiti e dove siete oggi? allora diciamo intanto buonasera a tutti e grazie per l'invito. Weather è nata, come detto, durante l'Hackathon del 2019 e in realtà ha avuto nel corso di questi 2 anni una serie di cambiamenti anche sostanziali. Tendenzialmente è iniziata come una proposta, un'idea per l'ottimizzazione della risorsa idrica. Uno dei punti focali di quell'hackathon era comunque cercare di sviluppare delle idee che fossero coerenti con un piano di recupero delle risorse idriche ed era nato fondamentalmente in campo agricolo per cercare di riutilizzare degli scarti di lavorazione dell'industria olivicola principalmente, quindi acque di vegetazione, da utilizzarsi nei terreni, chiaramente secondo tutta una serie di normative,
per sopperire alla mancanza idrica, soprattutto qua in Puglia, nel territorio pugliese o comunque nei territori ad alta siccità. Era andata fondamentalmente così, con l'utilizzo di dati. L'idea era, famiglia, l'idea era brillante e piaciuta a tutti quanti tantissimo, proprio perché innanzitutto trasformava un rifiuto in un'opportunità, in una risorsa. Questo già di per sé era uno dei fattori di successo dell'idea che poi l'ha portata a vincere. E poi c'era il ruolo dell'osservazione della terra, che era quello di supportare la startup nell'individuare, grazie alle immagini da satellite, le aree con un maggiore stress idrico e quindi individuare, esatto, diciamo così, la domanda di questa risorsa che nasceva dalla rilevazione di un rifiuto della produzione olivicola. Esatto, sì, l'altro obiettivo era proprio quello dell'ottimizzazione della risorsa, quindi il non spreco fondamentalmente. Le immagini satellitari ci danno tuttora l'opportunità di razionalizzare e ottimizzare qualsiasi tipo di risorsa, come in questo caso per esempio risorsa idrica o comunque gli scarti che continuiamo a lavorare, tra virgolette. Allora, Riccardo, io manterrei il collegamento tra il contributo che l'osservazione della Terra dà all'analisi dello stress idrico della vegetazione per passare la parola a Beatrice e poi torniamo da te per raccontare come sta andando avanti Weather, che è il nome che già dall'Hackathon avete dato a questa iniziativa. Beatrice, raccontaci un po' qual era il vostro punto di vista invece lo scorso anno rispetto all'uso dei dati satellitari per costruire intorno un'applicazione di successo. Ciao Massimo, ciao a tutti e grazie intanto per la premessa. Noi sostanzialmente con Satis Farm abbiamo fondato questa startup durante l'Hackathon. Il progetto iniziale con il quale siamo partiti è Satis Golf. L'obiettivo ovviamente è la sostenibilità, quindi monitorare lo stato di salute delle piante affidandoci in principal modo ai dati satellitari. Ne abbiamo ormai tanti, saranno sempre di più, la space economy è un trend che sarà esponenziale nei prossimi anni, quindi assolutamente non sono stati sfruttati secondo me all'occorrenza in modo opportuno. E quindi il nostro obiettivo è utilizzare tutti i dati che abbiamo a disposizione, impostare degli algoritmi di intelligenza artificiale per renderli utili, renderli anche easy to use poi all'utente finale, e quindi monitorare in questo caso nel campo da golf lo stato di salute delle piante, aiutando la sostenibilità dell'ambiente, riducendo sostanzialmente gli sprechi poi dal punto di vista prettamente più economico, diciamo, del business del golf in questo caso. Ci siamo direzionati in primis sul campo da golf anche per una questione di scelta, proprio per le barriere di accesso che hanno il mercato del golf rispetto poi a quelle dell'agricoltura, ai quali poi ci affacceremo successivamente. Questo è molto interessante, infatti mi fa piacere che tu abbia già sottolineato l'evoluzione che ha avuto la vostra progettualità, perché durante l'Hackathon il vostro team aveva lavorato principalmente sull'uso dei dati per le finalità agricole e quindi di migliorare l'efficienza e la resa delle produzioni agricole, mentre nei mesi successivi avete spostato un po' il focus e vi siete concentrati in maniera specifica sul supporto ai gestori dei campi da golf per sostanzialmente rendere più verdi i prati dei meravigliosi campi da golf che ci sono in Italia e potenzialmente nel mondo. Perché la vostra soluzione in realtà non è un mercato soltanto locale e nazionale, ma potenzialmente potrebbe essere utilizzata da qualsiasi gestore di campi da golf. Confermo, infatti questo è anche il bello, se vogliamo, di utilizzare i dati satellitari, no? Perché possiamo lavorare worldwide, non per forza dobbiamo lavorare in modo completamente locale. È vero il fatto che ci siamo direzionati in primis partendo dal settore agricolo, ma poi grazie anche allo studio dei 3 giorni dell'Hackathon e poi anche rispetto a degli altri laboratori che abbiamo fatto con Sprint Lab, siamo riusciti un po' a direzionare anche quello che era il business concept e quindi spostarci prima su un campo, un mercato più prezioso e poi successivamente estenderci su un altro successivo mercato. È vero quello che hai detto inizialmente, nel senso che tendenzialmente si parte dalla soluzione, dal proporre la soluzione, invece quello che vuole fare l'Hackathon e quello che abbiamo apprezzato noi era partire dal problema, no? Capire effettivamente quali sono i problemi, quali sono i temi che vogliamo andare a toccare e poi costruire su di essi una eventuale soluzione e quindi definire il target, perché sostanzialmente se la domanda non parte dal mercato,
poi rischiamo appunto di innamorarci di una soluzione che poi non interessa a nessuno, e quindi è stato bello il processo in sé che si è venuto a creare. E infatti grazie Beatrice per questa tua sottolineatura, perché adesso è proprio sul processo che vorrei soffermarmi, in quanto sia voi che Riccardo con la sua socia Giovanna avete avuto l'opportunità di partecipare sia al programma di accelerazione e supporto alla nascita delle startup che viene messo a disposizione da Sprint, che anche al programma di accelerazione del programma Copernicus, il Copernicus Accelerator. Qui tornerei a Riccardo e chiederei a Riccardo di raccontarci un po' quella che è stata la sua esperienza rispetto a questi, quindi anche come questo processo, questo percorso ha aiutato Weather a evolversi. Se c'è ancora Riccardo. Io non ci sono, okay. Il microfono. Sì, dicevo, entrambi i percorsi sono stati sicuramente importanti e abbastanza impegnativi. Ognuno chiaramente ci ha lasciato qualcosa. Per quanto riguarda il primo, il percorso di l'accelerator di Copernicus è stato sicuramente un qualcosa che ha posto le basi, cioè ci ha permesso innanzitutto di confrontarci con realtà estere, che reputo una cosa assolutamente importante, perché poter valutare punti di vista diversi dai propri è sempre un qualcosa che ti arricchisce, oltre ad averci dato chiaramente una spinta e ci ha fatto capire che in fondo era possibile fare quello che pensavamo. Il colpo di grazia, passatemi il termine, invece l'abbiamo avuto con il percorso di Sprint, che nell'arco di 6 mesi ci ha messo veramente nelle condizioni di strutturare un'idea completa, completa sotto tutti i punti di vista. Tra parentesi, siamo freschi di termine, abbiamo terminato proprio ieri, ho terminato ieri sera di organizzare gli ultimi documenti. Sì, sono stati assolutamente importanti e ci hanno permesso chiaramente di pivotare più volte rispetto all'idea iniziale. Proprio perché, come accennato prima da Beatrice, è importante cercare di capire cosa vuole il mercato, perché strutturare qualcosa che poi non piace a nessuno ha poco senso, è solo, diciamo, tanto tempo utilizzato senza poi aver nulla di concreto. Sì, infatti quello che diceva Beatrice è che il rischio quando si lavora in un settore, anche proprio nel settore dello spazio, che è così tanto tecnologico, così tanto proiettato all'innovazione, a qualcosa che anche cattura tantissimo la fantasia e la curiosità di chi ci lavora, ma anche di chi è strano in questo settore, il rischio è sempre quello di innamorarsi della tecnologia, perdere di vista la vera domanda da parte degli utenti e quelli che sono i fabbisogni degli utenti, che invece la tecnologia deve andare a soddisfare e che deve intercettare come domanda per costruirci un mercato. Riccardo, che cosa è diventato oggi Weather rispetto a quello che è uscito dall'Hackathon Copernicus del 2019? Allora, Weather ha mantenuto chiaramente la sua linea di fondo, quindi continuiamo a lavorare sui rifiuti cercando di trasformarli in risorse. Ci siamo spostati però da un concetto puramente idrico a un concetto, a un mercato, diciamo, pluriprodotto. Lavoriamo sugli ammendanti, con ammendanti chiaramente provenienti da risulte di lavorazioni sempre del comparto agronomico. Forse ci devi spiegare che cosa sono gli ammendanti. Gli ammendanti sono praticamente delle sostanze, in questo caso assolutamente naturali, che servono a garantire una corretta gestione del suolo, quindi equilibrano la sostanza nutritiva nel suolo, che sono diversi dai fertilizzanti, che invece lavorano sulla pianta, aumentano, diciamo, la possibilità della pianta di acquisire nutrienti dal suolo stesso. E abbiamo pivotato in questa maniera perché chiaramente sul mercato ci siamo resi conto che la necessità maggiore, soprattutto nelle regioni, non soltanto nelle regioni del sud in realtà, ma anche al nord, c'è questa necessità. La gestione del suolo viene fatta sicuramente secondo delle linee guida ben precise, ma può essere, diciamo, ancora migliorata.
In questo caso stiamo cercando, in questo market, in questo mercato, stiamo cercando di entrare noi con un'idea che in realtà utilizza dati satellitari, utilizza anche nuove tecnologie, tra cui droni, camere iperspettrali, per ottimizzare tutto il processo di gestione relativamente alla gestione del suolo, perdonami l'espressione, fornendo chiaramente anche la materia prima, quindi acquisiamo il prodotto a rifiuto e lo utilizziamo per poter garantire un certo equilibrio a livello proprio di ecosistema. Perfetto. E mi sembra insomma che ormai stia guadagnando robustezza l'idea di partenza e anche che stiate lavorando molto bene rispetto al posizionamento sul mercato. Io vorrei chiedere a Beatrice, analogamente, qual è stato il percorso che Satisfarm ha affrontato negli ultimi 12 mesi, perché l'edizione 2020 della Hackathon Copernicus si è tenuta a giugno dell'anno scorso. Una caratteristica del team di Beatrice era che era un team molto numeroso e con delle fortissime competenze tecniche. Io ho apprezzato molto la preparazione con cui i membri del team Satisfarm si sono approcciati all'Hackathon e anche quello che hanno prodotto, e l'abbiamo apprezzato anche nelle fasi successive con le interazioni che abbiamo avuto cercando di darvi supporto. Raccontaci un po', Beatrice, com'è andata? Sì, noi siamo ancora in realtà una fase embrionale, nonostante ormai sembra passato veramente quasi un anno, è talmente volato che abbiamo perso il focus. In realtà da giugno la parte dell'acceleratore, del Copernicus Accelerator, ci ha fornito sostanzialmente un mentore, se vogliamo parlare poi più finemente del processo, un mentore e ci ha insegnato, se vogliamo, quanto è importante avere un piano strutturato in partenza, perché soprattutto in una fase di startup, quando abbiamo sì in mente l'idea, quando abbiamo più o meno la direzione che vogliamo prendere, purtroppo senza un piano d'azione, senza una struttura di processo fino all'obiettivo, talvolta si perde un po' l'equilibrio. Soprattutto, come dici tu, in un team molto eterogeneo, molto numeroso, in cui spesso qualcuno tende a perderci un po' tra le righe. Quindi è fondamentale comunque avere soprattutto un mentore durante un percorso di accelerazione in una startup, è fondamentale avere anche un team di esperti che forniscano, appunto, noi soprattutto con Sprint Lab dobbiamo ancora iniziare in realtà la parte di piano d'azione, però le premesse sono assolutamente positive, quindi assolutamente noi non vediamo l'ora di partire con grande energia, e ci stiamo già dando da fare grazie soprattutto al loro supporto, oltre che appunto di mentoring anche tecnico e anche vostro soprattutto che ci avete fornito in questo momento. Intanto colgo l'occasione anche per fare i complimenti a Riccardo, perché sembra banale ma in realtà loro hanno fatto un processo molto di crescita personale oltre che professionale, perché avere la flessibilità mentale di scegliere un'idea, poi cambiarla, poi ristrutturarla, destrutturarla e ricrearla comunque è importante, soprattutto se vogliamo considerare appunto un team che ha la speranza di arrivare a un obiettivo, deve cambiarla, e c'è anche tutto un disguido anche energico e psicologico da dover sostenere. Complimenti. Ringrazio. Va bene, io andrei verso la conclusione di questa chiacchierata chiedendovi qual è il consiglio che vorreste dare ai ragazzi e alle persone che parteciperanno quest'anno all'Hackathon, che parte venerdì pomeriggio, l'edizione 2021 dell'Hackathon Copernicus. Vai Riccardo. Allora, in realtà è solo un consiglio, di crederci davvero, perché poi di crederci e di avere degli obiettivi, di creare degli obiettivi concreti e misurabili, perché poi è lo stesso percorso che ti accompagna dall'inizio alla fine, però è importante crederci. Crederci assolutamente, secondo me confermo, e non farsi prendere da facili entusiasmi, cercare di mantenere sempre uno sforzo costante, grandi ambizioni, però sempre uno sforzo costante, perché spesso deve essere appunto parte della quotidianità, deve essere un percorso di medio-lungo termine.
La vostra testimonianza è fondamentale per chi quest'anno si vorrà mettere in gioco. Sicuramente bisogna al tempo stesso mixare entusiasmo, ma anche realismo e coniugare la fattibilità tecnologica delle soluzioni che si vanno a ideare con la loro sostenibilità, il fatto che abbiano un appeal per il mercato. Sembra strano doverci lavorare in 2 giorni e mezzo, però il bello di quell'hackathon è proprio il fatto di dover lavorare così velocemente e gettare il cuore oltre l'ostacolo per tirar fuori una soluzione che in 5 minuti va raccontata davanti a una giuria che, insomma, è importante e che sarà lì attenta a valutare le idee che verranno fuori. Gloria, io lascerei spazio a te per le conclusioni, anche per raccogliere qualche domanda che dovesse venire dal pubblico. Sì, allora grazie mille. Ragazzi, la vostra testimonianza è stata veramente fondamentale. Tra l'altro io sono una delle partecipanti del Copernicus Hackathon 2019, mi sono anche scontrata con Riccardo, abbiamo passato delle nottate a lavorare sui nostri progetti e sono ricordi memorabili che ancora condividiamo tutt'oggi. Quindi io direi che se c'è qualche domanda da parte del pubblico di qualsiasi genere che volete fare anche ai partecipanti su qualsiasi tema, anche sulle loro startup, sentitevi liberi di scrivercele in chat, noi le leggeremo e vi daremo risposta. Nel frattempo che arrivino queste domande, io ne approfitterei per ricordare che questo, come avevo detto all'inizio, è l'ultimo appuntamento di Business in Orbita, che apre un po' le danze, giusto Massimo, a questo Hackathon Copernicus 2021 che inizierà il 4 giugno fino al 6, quindi questo venerdì, sabato e domenica. Sarà un hackathon completamente fuori dal comune e il tema di quest'anno sarà la salvaguardia dei mari e delle coste. Quindi utilizzeremo i dati satellitari messi a disposizione dal Copernicus per salvaguardare una risorsa fondamentale del nostro territorio, che sono appunto i mari e le coste, non soltanto dal punto di vista italiano fondamentali, ma soprattutto dal punto di vista europeo. Calcolate che circa il 40% della densità di popolazione gravita intorno alle coste, con tutto ciò che concerne poi a livello commerciale, a livello turistico. Quindi sarà una sfida entusiasmante quest'anno. Tra l'altro voglio ringraziare anche gli sponsor che ci stanno aiutando a realizzare questa competizione e che hanno messo in palio anche una grossa parte di premi, che sono il Distretto Tecnologico Aerospaziale e Latitudo 40, che saranno tra l'altro con noi durante la competizione. In più, ovviamente, non sarebbe una competizione se non ci fossero dei premi in palio, che sono appunto questo montepremi di 5.000 euro diviso in 2.500 euro in denaro, e poi ci saranno tantissimi altri premi, come ad esempio 5 biglietti gratuiti per la Fiera Intergeo che si svolgerà a settembre, per un ammontare di 1.500 euro come valore economico. Quindi è comunque una fiera internazionale veramente molto importante per il settore aerospaziale, a cui consigliamo assolutamente di andare vincitori. Ci sarà, come poi ci hanno raccontato anche Riccardo e Beatrice, l'accesso gratuito a Startup Challenge Camp, messo a disposizione da Sprint Lab, quindi questo percorso di 3 giorni per la pre-incubazione delle idee vincitrici dell'Hackathon, e ci sarà anche messo a disposizione da Primo Space una consulenza in ambito investimenti tech, quindi aerospaziali, da parte appunto di Primo Venture Capital, e soprattutto ci sarà da parte del Siam Bari, uno degli sponsor del Copernicus Hackathon, un accesso gratuito al Master in Open Innovation che si svolgerà tra dicembre e giugno, quindi annata 2021-2022. Quindi sono veramente delle opportunità quelle messe a disposizione quest'anno con i premi, importantissime non solo dal punto di vista delle startup, ma anche proprio dal vostro punto di vista di crescita personale. Nel frattempo che vi ho presentato l'Hackathon, abbiamo una domanda da parte di Domenico che chiede a Beatrice: considerando una squadra di molte persone eterogenee tra loro, come si potrebbe mantenere ognuna di loro focalizzata sull'obiettivo?
Concludo col dire che ognuno di loro ne ha uno diverso in base alla loro mansione, che poi andrà a costituire l'obiettivo globale. A te la parola, Beatrice. Allora, la domanda non è semplice sicuramente. Quando si parla di un team eterogeneo, la difficoltà più grande è soprattutto sfruttare tutte le grandi qualità e i talenti di ciascun individuo e soprattutto cercare il filo conduttore a livello di comunicazione per poter poi trasferire l'obiettivo, perché spesso la difficoltà più grande e il problema principale di tutti i grandi team è appunto comunicare l'obiettivo e avere la stessa visione, no? E per comunicare l'obiettivo tutti quanti dobbiamo parlare la stessa lingua. Una volta che l'obiettivo è comune, diciamo che non si parla di mansioni, ma tutti quanti guardiamo verso la stessa direzione. In quel caso lì si crea quasi una squadra, non si parla più di team, si parla di squadra, e si crea un connubio tale per cui è eterogeneo in termini di preparazione, ma poi è molto omogeneo in termini di quella che è invece l'obiettivo e la direzione comune. Quindi non c'è una grande difficoltà, ma secondo me una volta chiarito e contestualizzato e definito in modo coerente l'obiettivo per tutto il team, si lavora poi come una squadra e viene più naturale. E fammi aggiungere, Beatrice, che il fatto che il team sia eterogeneo è da un lato uno degli elementi di valutazione che viene preso in considerazione dal team dei giudici, ed è anche poi un punto di forza, perché nelle edizioni precedenti dell'Hackathon hanno sempre vinto team che avessero questa differenziazione, questa diversità al loro interno, mentre hanno avuto meno successo quelli dove magari c'erano tutti quanti sviluppatori o persone magari tutte esperte di business, quindi ognuno con una sua idea in testa, però poco capaci di concretizzare e trasformare la soluzione in qualcosa di concreto e operativo. Sì, confermo appunto che di eterogeneità in realtà sono le diverse qualità che bisogna sfruttare, e appunto quell'eterogeneità che crea quel valore aggiunto rispetto appunto ad avere invece un gruppo troppo omogeneo, che ha solamente uno spunto, un punto di vista. Invece il gruppo eterogeneo di persone, sia di individui diversi ma anche con preparazioni diverse, fornisce una visione a 360 gradi di quello che è l'obiettivo. Ok, grazie mille per la risposta e soprattutto Domenico, grazie mille per la domanda. Nel frattempo, se ce ne sono altre, abbiamo ancora qualche minuto per rispondere. Io nel frattempo vi lascio qui il link per iscrivervi gratuitamente all'Hackathon Copernicus 2021. Siamo lì per chiudere le iscrizioni, quindi questi sono gli ultimi momenti in cui potete approfittare per iscrivervi. E credo che non ci siano altre domande. Ok, allora io ringrazierei a questo punto soprattutto i nostri speaker che sono stati qui con noi, i nostri ospiti, quindi grazie mille Massimo, ci vediamo sicuramente venerdì all'Hackathon, non vediamo tra l'altro l'ora di cominciare, siamo tutti super emozionati, ci abbiamo lavorato tantissimo. E soprattutto Beatrice e Riccardo, grazie mille per essere stati con noi e per averci portato la vostra testimonianza, siete due dei maggiori casi di successo di questa competizione, noi siamo molto orgogliosi di poter vi vantare nella nostra bacheca, quindi grazie mille. Grazie a voi per l'opportunità e sarà un successo. Grazie. Quindi noi incrociamo le dita per i partecipanti di quest'anno e soprattutto ringrazio tutti i partner di Sprintlab che ci supportano e ci aiutano a creare queste iniziative, dai webinar agli hackathon, che sono Master Italy, Planet Tech Italia, Programma Sviluppo, Fondazione Vincenzo Casillo, Megamark SRL e ITS Logistica Puglia. Con questo noi vi auguriamo una buona serata e vi aspettiamo tutti venerdì all'Hackathon Copernicus. Ciao, buona serata a tutti.